Buonasera dal TG. Tra le informazioni più importanti scaturite dalla nona riunione ordinaria della Giunta dell'Unione Italiana presso la sede del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, indubbiamente l'iter procedurale ai fini dell'inizio della costruzione nel 2024 dell'asilo italiano di Sissano. Tra le altre tematiche però anche una unione giuridico-legale dei soggetti rappresentativi dell'Unione Italiana in Slovenia e Croazia. In questa ricostruzione che fa capo al progetto originale del futuro asilo italiano in quel di Sissano, vediamo una struttura spaziosa e moderna. La sua ubicazione, come da accordo con il comune di Lisignano, sarà proprio di fronte alla locale comunità degli italiani, non lontano dalla piccola scuola. Pure il progetto parla chiaro e vuole dare alla piccola località istriota non solo la sua prima istituzione prescolare nella lingua del gruppo nazionale italiano, ma vuole omaggiare di un tale progetto tutta l'area che vi gravita. L'area del futuro cantiere è ancora verde, ma grazie alla sinergia di intenti con il comune di appartenenza presto sarà la volta delle maestranze, mentre il 2024 sarà l'anno del nuovo asilo, in qualità di istituzione che farà capo all'asilo centrale della maggioranza. Una tanto da quella che abbiamo definito una delle informazioni più importanti durante i lavori della nona seduta della Giunta di Unione Italiana, tenutasi presso la sede del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, nelle immagini un attimo dell'inizio dell'assise. Come da prassi delle riunioni dell'esecutivo si è iniziato con le parole dei padroni di casa. Vediamo infatti il direttore del centro Raul Marsetic presentare l'istituto e soprattutto il ricambio generazionale avuto in piazza Matteotti. Cioè che nell'ambito del lavoro che viene fatto dal CRS c'è un forte coinvolgimento di persone, di nuove persone, di nuove giovani persone e che si sta effettivamente poi anche investendo parecchio nella formazione di questi giovani. E poi un supporto finanziario alle comunità. Sono infatti più di uno i progetti e iniziative che non sono stati fatti oggetto di finanziamento da parte di amministrazioni ed enti, tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia. Questo è anche il periodo delle attività nelle scuole, però, come ad esempio le competizioni o gare di italiano, lingua madre. Dunque, le scuole sanno tutto come procede, non ci sono novità, ma abbiamo voluto formalizzare anche questa parte. Dunque c'è questa approvazione del regolamento per la scuola elementare che definisce il numero di partecipanti, le modalità, e i premi, e poi abbiamo le commissioni giudicatrici, le giurie per l'approvazione, no, per i premi per la scuola elementare, nelle persone delle colleghe Gianfranca Sciuran, consulente per la lingua italiana presso l'Agenzia per l'Educazione e la Formazione, Esther Zalli, docente di lingua italiana e direttrice dell'elementare di Parenzo, e Tiziana Dabovic, caporedattrice di Arcobaleno. Novembre sarà dunque il mese della competizione scolastica per quanto concerne la lingua madre italiana, da tenersi questa volta presso l'elementare umaghese Galileo Galilei. La commissione giudicatrice, come abbiamo sentito, è stata pertanto approvata. Tra le righe dei lavori dell'esecutivo anche due attimi della collaborazione con quella che è stata definita la diaspora, e qui parliamo di una sorta di ponte che l'Unione Italiana instaurerà con partner esteri ai fini di un ravviso volto ad ovviare con sforzi comuni alle difficoltà di tipo ambientale. Il riferimento è andato ad esempio al sempre più frequente fenomeno dell'acqua alta in Adriatico, un fenomeno che, oltre a Venezia, dove gli incontri sono avvenuti tra il 16 e il 18 ottobre scorsi, oramai interessa pure diverse altre località sul nostro mare. In tale caso l'Unione Italiana si è rivelata come un mediatore tra i migliori, posizione, è stato detto, che dovrebbe venire sfruttata anche per altre nuove iniziative transfrontaliere. Mentre l'Unione Italiana, quale massimo rappresentante degli appartenenti al gruppo nazionale italiano in Slovenia e Croazia, è da sempre un'associazione transfrontaliera, i due paesi che ospitano le comunità degli italiani rappresentate dall'Unione a tutt'oggi non riconoscono la soggettività integrale delle due popolazioni minoritarie.
È anche il caso della Slovenia, dove l'Unione Italiana registrata a Fiume non può assurgere a rappresentante legale degli italiani dell'Istria slovena se non previa registrazione di una seconda Unione Italiana, per così dire pure slovena. In sede di assise rovignese si è discusso di tale triste realtà anche dal punto di vista giuridico-legale, dato che sulla cosa è stato sentito il parere di appositi giuristi. L'Unione Italiana presso la sua sede di Palazzo Modello a Fiume è conscia del problema fin da troppo tempo. L'Europa senza confini, in questo e altri casi, stenta proprio ad arrancare. Dal 24 novembre al 3 dicembre ritorna a Pola la Fiera del Libro in Istria. Ad aprire la fiera sarà Milo Manara, uno dei fumettisti italiani più conosciuti e apprezzati al mondo. L'arrivo di Milo Manara ci ricorda l'arrivo del grande Umberto Eco alla Fiera di Pola, quando per un momento siamo stati parte del mondo e proviamo lo stesso sentimento ora, ha detto all'inizio la direttrice della fiera Magdalena Vodopia. Manara presenterà il suo fumetto Il nome della rosa all'apertura della fiera, ispirato al romanzo più famoso di Eco. Lui è davvero uno degli ultimi della grande schiera degli attivisti del 68, di quei liberi pensatori, e si adatta perfettamente al nostro tema. Il tema di quest'anno è Vita tra le nuvole, che è un po' anche il tema di vita della fiera stessa. Abbiamo vissuto tra le nuvole per 29 anni. Forse è stato l'unico modo per sopravvivere in questi tempi turbolenti. Tuttavia, Vita tra le nuvole è una frase pronunciata dal membro del comitato organizzatore, il pubblicista e scrittore Ivica Ivanišević. Si riferiva alle nuvolette dei fumetti. Con questa affermazione, ha aggiunto la direttrice della fiera, è stato aperto uno spazio dedicato al mondo dei fumetti, che sarà al centro della fiera di quest'anno e che sarà invaso dagli appassionati del fumetto. Oltre a Manara, ci aspettiamo anche altri nomi noti del fumetto, tra cui Danilo Žežel, Dubravko Matoković, Zoran Anjetov, Mirko Milić, Brazo Dimitrijević ed altri. Il secondo giorno della fiera, presso i Sacri Cuori, verrà inaugurata la mostra dell'acclamato Miro Manara. Il carattere sensuale ed erotico, spesso espresso nei suoi lavori, è rappresentato nella parte della mostra dedicata in memorabilia. Sarà presentata una piccola parte delle opere pubblicate di Manara, manifesti, calendari, oggetti che testimoniano la popolarità e la presenza della sua arte al di fuori del mondo dei fumetti. È un piacere che in un certo senso il Museo Archeologico e i Sacri Cuori stiano svolgendo un ruolo come centro culturale e luogo in cui avvengono cose importanti. Sarà un onore avere Manara come ospite all'apertura, così da offrire davvero una mostra eccezionale a Pola. Oltre agli autori di fumetti, alla fiera parteciperanno anche molti altri autori di rilievo, tra cui il più grande di tutti, Tariq Ali. È noto a tutti come un grande attivista, storico, sceneggiatore e figura iconica del 68 a Londra, ma questa volta ci sta visitando come romanziere, con il suo libro All'ombra del melograno, che è estremamente attuale in questi tempi di crisi nel Medio Oriente e in generale in tutti questi sconvolgimenti bellici. È anche la prima volta che ospitiamo un vincitore del prestigioso premio Strega. Si tratta di Mario Desiati, con il suo libro Spatriati, pubblicato da Ocean More. Tra le autrici femminili, alla fiera parteciperanno René Carabash, Anne Weber, Susan Orlean e sono state annunciate molte anteprime di autori locali come Christian Novak, Boris Dežulović e l'autobiografia del defunto professore emerito Miroslav Bertoša. È stata annunciata anche una grande presenza di autori istriani nel programma Histro Cosmos, saga sul vino.
Notizie flash. Nell'ambito dell'iniziativa volta al rafforzamento del dialogo fra l'Unione Italiana e le scuole della CNI, il presidente della giunta esecutiva Marin Corva e la titolare del settore istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie Patrizia Pitacco hanno fatto visita agli alunni delle prime classi della scuola elementare italiana Bernardo Benussi di Rovigno e della sua sezione periferica di Valle. Durante l'incontro si è parlato delle problematiche specifiche legate alla scuola italiana, delle necessità generali, dell'aggiornamento professionale dei docenti, di documentazione pedagogica e altre questioni operative. La comunità degli italiani di Capodistria invita tutti gli interessati al torneo di 3-7 San Martino. Il torneo si terrà venerdì 10 novembre alle ore 17 presso il Palazzo Gravisi. L'iscrizione dei giocatori inizia alle 16.30. La quota di iscrizione ammonta a 10 euro per coppia. In occasione del 30° anniversario dell'istituzione della Regione Istriana, nel Centro Multimediale di Rovigno è stata inaugurata la scorsa settimana la mostra intitolata Conoscenze e abilità tradizionali, la cultura immateriale dell'Istria sulla lista nazionale e dell'UNESCO. Il patrimonio culturale immateriale comprende le abilità, le espressioni, i saperi, ma anche gli strumenti, gli oggetti, le manifatture e gli spazi culturali legati a questo concetto, che le comunità, i gruppi e in certi casi i singoli hanno scelto quale proprio. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, rappresenta una risposta all'ambiente, all'interazione con la natura e la storia da parte dei gruppi e delle comunità. Riveste un significato, una continuità e promuove il rispetto per le diversità culturali e la creatività umana, ha detto Ivona Orlic, direttrice del Museo etnografico dell'Istria. Il patrimonio culturale immateriale è un fattore identitario, l'immagine concreta del popolo che lo ha prodotto. Il patrimonio immateriale dell'Istria è ricchissimo, dai zuccherancici alle bitinade, dai muri a secco alle batane. Tutto questo fa parte della nostra identità. Valorizzando e preservando il nostro patrimonio, valorizziamo la nostra storia e se stessi, e per questo motivo la Regione sostiene progetti di questo tipo. Nell'ottica delle celebrazioni del 30° anniversario della Regione Istriana, abbiamo voluto creare un'ampia immagine delle specificità che distinguono e rendono particolare il nostro territorio, ha detto la vicepresidente della Regione, Jessica Acquavita. Anche attraverso questa mostra l'intento era quello di fotografare quella che è l'Istria, quelle che sono le sue specificità in occasione del 30° anniversario della nostra regione. Siamo felici che la mostra sia approdata qui, Rovigno, dove ci sono le bitinade, dove c'è l'Ecomuseo della Battana, che sono beni immateriali addirittura dell'UNESCO. Un ringraziamento particolare va al Museo etnografico dell'Istria, che è con noi in questi avvenimenti, in questi mesi, e che realizza queste mostre, e alla città di Rovigno, che ha subito abbracciato l'idea e appoggiato la realizzazione di questa mostra. La serata è stata arricchita dalle bitinade eseguite dal coro misto della Società Artistico-Culturale Marco Garbin di Rovigno e da una mantignada del gruppo folcloristico della comunità degli italiani di Sissano. Dopo la mostra a Rovigno, a novembre a Cittanova verrà inaugurata un'altra mostra, Vaic Contra, sempre differente, a cura del Museo etnografico dell'Istria, che metterà in luce la pluriculturalità della regione. Procitaime, ovvero Leggimi, è il titolo del quinto libro illustrato dell'autrice Maya Cerlienko. Possiamo definirla una piccola Bibbia in versi, una nuova arma che genitori, bambini, educatori e insegnanti possono utilizzare per incoraggiare i bambini a leggere. Può anche fungere da promemoria per gli anziani affinché inizino a leggere di più. Mama e книга. Mama te u čelo poljubi, pažljivo i nježno pokrivač s tobom sljubi. Knjiške stranice omiljene ti čita, od bajke pa do basne, sve do grčkog mita.
Čas je tiha ptičica, čas moćna ratnica. Čas lukava lisica, pa snažna lavica. Mama se uvijek u priču unese, na valovima riječi u sante ponese. Questi sono i versi del nuovo libro illustrato Procita, in me dell'autrice Maya Cerlienko di Medolino. La promozione del libro illustrato si è svolta nel centro multimediale del comune di Medolino. Si tratta di un libro illustrato che invita alla lettura, che trasmette amore per le lettere e le parole, scritto per i bambini ma anche per ogni bambino che vive ancora nelle persone adulte. Questa è come una nuova arma che io voglio dare ai bambini, nonni, genitori, a tutto il personale educatori, dalla maestra d'asilo agli insegnanti e ai professori che abbiano qualcosa con cui riusciranno a motivare i bambini a leggere di più. L'autrice in questo libro illustrato in versi ha cercato di avvicinare i libri famosi il più vicino possibile alle situazioni reali della vita. Nel proprio repertorio di scrittrice ha già 5 libri e include regolarmente i propri alunni nei suoi progetti. Così l'illustratore principale del libro illustrato Procita in me è un ex alunno della scuola di Medolino che ora frequenta al suo primo anno la scuola di arti applicate e design. Abbiamo ricevuto i versi e come motivo il motivo principale erano gli emoji e le emoticon e quindi ci siamo basati su questo. A me piaceva moltissimo questa idea e tutto il concetto delle emozioni. Comunque sì, la cosa principale del disegno era l'espressione delle emozioni e questo mi è piaciuto molto. Insieme all'autore hanno preso parte alla promozione anche il sindaco del comune di Medolino, Ivan Kiraz, i recensori di libri illustrati Vanessa Begic e Tiana Zivko, mentre Alice Lovric si è occupata dell'accompagnamento musicale. Maya Cerlienko di Najednostavan. Maya Cerlienko qui in modo semplice, interessante e allo stesso tempo divertente, con un messaggio didattico che è sempre presente ma mai forzato, motiva i più giovani a leggere ma anche i genitori, mostra quanto è importante, significativo e necessario ma anche buono, divertente e utile che tutti in famiglia leggano assieme. Il nuovo libro di Maya Cerlienko è veramente indescrivibilmente magnifico. Un libro illustrato destinato ai bambini e ai nostri giovani. È scritto in versi in prosa, così quando dovrei descrivere il tutto in una frase direi che è veramente un libro illustrato che motiva e chiama a leggere. Ed è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.